Mantova. Destino, la più fascinosa del Cinquecento, saccheggiata nel Seicento, declassata nel Settecento. Eppure è una città che doveva la sua sicurezza allo stare fra le acque, il che la proteggeva e ne garantì anche la ricchezza. Mantova è una epifania, una città incantata che si sviluppa attorno al palazzo ducale, il quale appare nella nebbia come una New York del Medioevo. Una volta era quasi una isola, laddove il fiume Mincio si allargava in una serie di laghi. Ancora oggi ci si accede da due punti, mentre la parte meridionale è stata ricollegata alla terra. Lo documenta bene il dipinto di Mantegna, quello che raffigura il ponte San Giorgio di fronte alla torre principale del castello. Il ponte dei mulini è rimasto anche lui lì dove era da secoli, coi mulini che soffiavano acqua come Eolo soffia il vento, e separa le acque dei due laghi con una diga e con una fortezza che le chiudeva l'accesso. Questa fortezza è un capolavoro dell'architettura di Giulio Romano, con una facciata che riassume gli equilibri dell'antichità riscoperta. Come sono citazioni le panoplie e i bassorilievi. L'androne non è affatto il solito anonimo spazio di passaggio, ma forma una vera e propria stazione militare, protetta dal caldo estivo con una cura tale del disegno da fargli un prototipo dell'architettura classica per tutta l'Europa successiva. La porta consumata è ancora quella d'allora. Mantova inizia il suo vero sviluppo all'inizio del secondo millennio, quando passa sotto il dominio di Matilde di Canossa. È proprio a lei che si deve la rotonda di San Lorenzo, edificata nell'undicesimo secolo, un tempio che riprende la forma del Santo Sepolcro a Gerusalemme, ma è in realtà un capolavoro della prima architettura romanica. Con quei capitelli tozzi e solidi come l'anima militare di quegli anni e che si ritrovano in tutta l'Europa del Mille, a riprova della globalizzazione imperiale d'allora.
Testimonianza significativa del periodo di Matilde di Canossa, la rotonda di San Lorenzo fu edificata verso la fine dell'undicesimo secolo. Posta ad un livello inferiore di circa un metro e mezzo rispetto all'attuale piano stradale, la chiesa fu costruita, con molta probabilità, sulle vestigia di un precedente edificio romano. L'interno, dotato di deambulatorio e sovrastante matroneo, sorretto da possenti colonne, presenta tracce di affreschi di scuola bizantina. Dopo un lungo oblio, l'edificio fu ritrovato e recuperato nel corso dei primi anni del XX secolo, riaprendo al culto nel 1926. È da poco che è stata restaurata, perché fino all'inizio del XX secolo era inglobata fra le case del ghetto e ne costituiva una sorta di cortile rotondo in una città dove spesso si guarda il cielo attraverso inaspettati tondi. Quello della casa di Mantegna è come la chiusura in alto del capolavoro a fresco sempre di Mantegna nella camera degli sposi. Ma lo ritrovo anche negli appartamenti di Isabella, dipinto da Lorenzo Leonbruno all'inizio del Cinquecento. E lo si ritrova ancora una volta nella stanza con la caduta dei giganti a Palazzo Te, quella dipinta da Giulio Romano. La città sviluppa il suo vero destino di importanza con i Gonzaga all'inizio del Trecento, e Mantova diventa una tipica signoria di legittimazione imperiale, come testimoniano tuttora i merli ghibellini del primo palazzo di governo. I Corradi da Gonzaga uccisero l'ultimo dei Bonacolsi, Rinaldo, detto il Passerino, con l'aiuto del signore di Verona Cangrande della Scala. Testimoniano tuttora le colonne in marmo di Verona e i loro capitelli. Attorno al primo palazzo si svilupperà nel 400 il complesso intero di Palazzo Ducale, che diventa una sorta di Cremlino della Padania. Nasce il castello di San Giorgio sui limiti esterni della città, perché i Gonzaga, capitani del popolo, sanno quanto il popolo si può ribellare e quanto convenga stare protetti. Hanno loro stessi destituito i predecessori che proprio in città abitavano. E così si integrano gli edifici attorno al castello di San Giorgio, una tipica fortezza quattrocentesca costruita all'inizio del secolo da Bartolino da Novara, quello del castello di Ferrara. Poi il padrone di casa, Lodovico, terzo come Gonzaga e ormai secondo come marchese del Sacro Romano Impero, inizia ad adobare l'edificio come dimora di lusso. Pisanello lascia un documento del quale rimangono solo le tracce, che sono però di un interesse folgorante in quanto permettono di capire la velocità e l'eternità del disegno sotto agli affreschi. Sono gli anni del Concilio di Mantova, voluto dal Papa umanista Pio II, e tutta la città si adegua. Troverete, camminando per strada, un'architettura urbana in gran parte legata a quella gloriosa epoca. Nel castello il cortile viene ridisegnato e assume tutta l'eleganza toscana del Rinascimento.
come poi lo saranno le colonnine torte della Domus Nova che Luca Fancelli, l'altro toscano, progetta nel 1480. Ma di tutta quell'epoca gloriosa di Lodovico e di sua moglie Barbara di Brandeburgo, la testimonianza più magnifica rimane la Camera degli Sposi, che realizza Andrea Mantegna, diventato pittore ufficiale del casato nel 1460. E dammi un bacino d'amore, in cambio te ne rendo tre. E dammi un bacino d'amore, in cambio te ne rendo tre. Nel ciclo di affreschi della Camera degli Sposi, realizzato tra il 1465 e il 1474, le scene dipinte sulle pareti celebrano il prestigio politico raggiunto dai Gonzaga sotto la guida di Ludovico III. Una prima parete presenta il ritratto collettivo della corte, con il marchese e la moglie Barbara di Brandeburgo attorniati dai figli e altri personaggi. Sull'altra parete è l'incontro tra Ludovico e il figlio Francesco, appena eletto cardinale. In questa scena le figure più prossime ai lati, il marchese, il figlio primogenito Federico e il nipotino Francesco, esprimono una sintesi della linea dinastica di tre generazioni. Mentre il gruppo centrale, formato dal cardinal Francesco, suo fratello Ludovico, in seguito vescovo di Mantova, e il piccolo Sigismondo, anche egli con un futuro da cardinale, documenta la continuità della tradizione ecclesiastica dei Gonzaga. L'invenzione di Mantegna qui è sorprendente, perché tutta la pittura avviene in una illusione, come se invece di stare fra i muri si stesse in uno spazio dove passa l'aria, dove soffia il vento e dal quale si vede fuori fra le colonne dell'architettura. L'esterno e l'interno dialogano fin su nel cielo, che appare dal tondo centrale, nel quale tutto è in bilico e tutto deve dare una leggera sensazione di vertigine. I putti potrebbero d'un momento all'altro cadere, forse lo desiderano pure. Fanno di tutto per uscire dalle ringhiere, ci rimangono impigliati. Ci giocano preoccupati. Mentre le fanciulle dall'occhio bizzarro si divertono. E quel signore molto mediterraneo e conturbante sembra complimentare la signorina un po' troppo, rischia di farle spingere la mano e la secchia potrebbe cadere sugli astanti, come rischia di cadere la mela e rischiano di cadere i cappelli dal pettine. Tutto in bilico. E il visitatore, che si trova sotto a guardare in su, si sente come al centro delle sfere celesti, in una rappresentazione tolemaica del cosmo, sotto al celeste pavone. Tutto scientifico e naturale, anche i cani, simbolo come sempre loro della passione per la caccia che diventa segno del potere. Tutto preciso, anche le calzature. Rispettate le singole cuciture, le fibbie con i piedi nudi, i colori diversi fra una calza e l'altra, e le scarpe trendy che riprendono e seguono la bicromia delle calze, moda d'allora. Un mondo assolutamente sofisticato, quello fra autunno del Medioevo e esplosione del Rinascimento. E poi, per la prima volta nella storia della rappresentazione visiva, la dolcezza e la tenerezza dell'infanzia.
poi ancora la fantasia totale, quella di una Roma antica reinventata, con dettagli invece citati e precisi. Le mura aureliane, il foro. Il Colosseo, Castel Sant'Angelo in versione riletta e sublimata, nascosti fra le righe della pittura i lavoratori che la stanno costruendo, la città ideale. Il palazzo continua a crescere quando Francesco II sposa la donna più affascinante, ricca e colta dell'Italia d'allora, Isabella d'Este, e l'edificio intero diventerà uno scrigno che conterrà le più belle raccolte d'arte dell'epoca. Restata vedova nel 1519, Isabella d'Este lasciò il castello per stabilirsi in un nuovo appartamento, situato nella cosiddetta Corte Vecchia, dove trasferì gran parte degli elementi mobili della precedente sistemazione, ricreandone l'atmosfera e l'organizzazione. Una sala riccamente affrescata, chiamata scalcheria, precede gli ambienti più intimi e preziosi. Lo studiolo, per il quale commissionò ad importanti artisti dell'epoca una serie di dipinti oggi tutti al Louvre. All'esterno si scopre un piccolo e grazioso giardino segreto. E anche la città cresce. Mantova è colta e libertaria. Uno degli edifici più commoventi della piazza è quello dove abitò Baldassare Castiglioni e dove tuttora vive un suo discendente. Lui, l'autore del Cortigiano, è sepolto qui vicino nel santuario inatteso di Santa Maria delle Grazie. Un coccodrillo impagliato tra statue successive seicentesche ex voto fra i più bizzarri. Mausoleo, disegnato da Giulio Romano e con l'epigrafe di Pietro Bembo. Il bello delle città d'Italia è che sono veri musei a cielo aperto. Trovo nella stessa casa ancora il citofono di un conte Castiglioni e posso accarezzare la pietra del portone di casa Castiglioni come forse fece lui stesso.
posso tornare nel ghetto. Perché Mantova era la più libera delle città d'allora e possedeva stamperie ebraiche molto prolifiche. E sul bordo del ghetto posso tornare oggi a comprare stoffe in un negozio fatto edificare da un mercante milanese del 400. La facciata è intagliata. L'epigrafe in latino e in italiano. E all'interno gli scaffali di quando il negozio divenne farmacia nel 700. I banconi conservati con la tavola unica di noce. L'arco gotico. E al pian di sopra la cassaforte rinascimentale conservata e funzionante. Come è conservato il vecchio negozio di ferramenta del ghetto, quello che è riuscito a sopravvivere alla Shoah. Il figlio di Isabella d'Este diventa il primo duca di Mantova, Federico II. A metà del Cinquecento nasce la cavallerizza. Il puro gusto di Giulio Romano, dove la colonna si rende folle come nei dipinti di Raffaello. Lo si chiamava allora il cortile della mostra, perché vi si facevano sfilare i cavalli più belli prodotti negli allevamenti. E perché ci si mostrava per i giochi. Giulio Romano diventa la vera artistar che trasforma l'immagine di Mantova. È lui l'allievo più geniale di Raffaello e viene invitato a Mantova nel 1524 proprio da Baldassare Castiglioni. Ha allora 25 anni. Per Isabella e il figlio ancora giovane progetta il Palazzo Nuovo, Palazzo Te, fuori dalle mura del potere. Palazzo Te, progettato e decorato tra il 1525 e il 1535 da Giulio Romano, che lo concepì come luogo destinato alle attività di svago del suo committente, Federico II Gonzaga, sorge su un terreno che in quel tempo era parte di un'isoletta, circondata dalle acque di un lago, oggi prosciugato. L'edificio, ampio e basso, con le superfici quasi totalmente trattate a bugnato, è a pianta quadrata, con al centro un grande cortile. I
sontuosi affreschi che adornano le stanze al suo interno esprimono l'estro bizzarro e la fantasia creativa del suo artefice. Luogo per il piacere del vivere, laddove verrono gli allevamenti più belli. Dove troneggia uno dei motivi reali e concreti della ricchezza del ducato. Il cavallo, dal quale loro producevano il modello migliore e lo vendevano in tutta Italia. Sono questi decori che introducono ad un ciclo di affreschi di grande potenza. La grande stanza mitologica. Con un'antichità prorompente, dove per la prima volta appare quella passione per la cellulite femminile che forgerà il busto di Rubens quando da queste parti passa. Coi satiri. Con la simbologia dei fiumi, e con un Giove che dà anche lui prova di potenza. Poi la sala formidabile con la caduta dei giganti. Chissà quanto è stata anticipatrice del destino vero del casato. Cielo turbolente e rotatorio è un'evoluzione verso il basso e che è il primo vero racconto espressionista cinematografico della storia della nostra pittura. Poi nelle stanze successive i decori raffinati che anticiperanno secoli di decori successivi. Alcuni elementi che sono già di neoclassico, altri che addirittura lasciano sospettare il gusto liberty. E infine, potente, il carro del sole che passa. Tutto attorno le vasche per i pesci.
Quegli anni vedono Roma saccheggiata dai Lanzichenecchi nel 1527 e Mantova diventa la Roma del nord. Anche le fattorie gonzaghesche assumono il nuovo stile del casato. Rimane un documento di quella gloria, la Spinosa. Che era uno dei centri di allevamento dei cavalli, sempre con la griff di Giulio Romano. Con il micro porticciolo che attraverso le acque portava fino in città. Passano gli anni nell'opulenza e Palazzo Ducale si dota di elegantissime giardini pensili. Nasce il barocco. L'illusione dei richiami e delle assonanze rispecchiate sta nelle colonne come nella musica. E la musica qui gioca un ruolo fondamentale. Nel 1607 si inventa la prima opera italiana, l'Orfeo di Monteverdi, forse rappresentato a corte proprio in questi locali, con un pubblico che stava in piedi, pronto a stupirsi. E le ambizioni passano anche in campagna. Come testimonia la favorita, fatta costruire dal duca Ferdinando. Era un palazzo enorme del quale rimane oggi solo una parziale rovina. Sogno archeologico del barocco, con le colonne di pietra, in mezzo a decori realizzati rapidamente e scomparsi con la stessa velocità. Lo stucco si è sciolto sotto l'intemperie, la pietra serena delle finestre ha resistito un po' di più. È questa l'ultima ambizione di un ducato ormai allo stremo, che tenterà di salvare le sue finanze vendendo gran parte delle collezioni a Carlo I d'Inghilterra. Nel 1630 è il turno di Mantova ad essere saccheggiata dalle truppe alemaniche. La Galleria Grande, il luogo che conteneva la più sofisticata raccolta dell'Italia del Nord, rimane oggi sconsolatamente vuota. Ciò che non era stato venduto agli inglesi fu rotto e rubato dagli alemanni.
oggi metà dei musei d'Europa, contiene capolavori che una volta erano appesi in queste cornici vuote. Tiziano, Mantegna, Rubens, e Mantova subisce l'ultima condanna quando nel 1708 il duca Carlo Ferdinando di Gonzaga Nevers viene condannato per felonia in quanto ha sostenuto la Francia e il ducato viene abolito. Passa all'Austria. L'immagine del duca diventa il prototipo del male e quando Giuseppe Verdi chiederà alla censura austriaca a chi far ricoprire la figura reale nel Rigoletto, si dirà al duca di Mantova. Sì, la mia figlia d'una tale vittoria. Sì. Adesso non ridete, egli va, via con Dio, la riderete. Cortigiani, vi ratta andata, per qual prezzo vendesti il re? Poco e nulla per loro sconviene, ma mia figlia è imparabile d'amor. La rendete, o se pur disarmata, questa mar per voi fora cruenta, nulla in terra l'uomo momento, se nei figli di Candela no. Poi la fatta, assassini, assassini, aprite la porta, assassini, Ma l'amministrazione austriaca non è poi tanto negativa. Dà a Palazzo Ducale l'ultima modifica preparandola alle visite imperiali. E lascia alla città un teatro esemplare, il Teatro Scientifico. Uno dei più clamorosi progetti di Antonio Bibbiena era luogo non per lo spettacolo teatrale, ma solo per le conferenze scientifiche e per la musica. Nacque sul palazzo precedente, cinquecentesco, di Ferrante Gonzaga, il fratello minore del duca, quello che divenne il generale preferito dell'imperatore Carlo V. Ed è qui che si riuniva l'Accademia degli Invaghiti, che fu poi sostituita in epoca austriaca dall'Accademia dei Timidi. Thank you.
più bel teatro d'Italia. E qui Mozart suonò all'età di 13 anni. Si torna alla realtà. Si saluta l'albergo, rigorosamente antifumatori, ma in fondo ben disegnato. Si va alla stazione. Tutto torna normale e postmoderno. Vince sul locale. Flamenzino romano. Servizio cinese, come pure cinese la televisione. Chissà che futuro attende la città di Matilde di Canossa e dei Gonzaga. Ba-ba-ba-ba-ba.